Ben ritrovati amici sportivi e buonasera. Successo su tutti i fronti per la 27esima edizione del meeting internazionale di atletica giovanile Città di Maiano, organizzato dalla locale Libertas. Oltre 600 atleti provenienti da Austria, Slovenia, Croazia, Polonia, Ungheria, Cechia, Serbia, Romania, San Marino, oltre naturalmente a numerose regioni e province italiane, hanno dato vita a un pomeriggio esaltante di gare. Il meeting è stato impreziosito dalla visita del campione olimpico e mondiale, detentore con il tempo di 43 secondi e 03 del record del mondo dei 400 metri. Il sudafricano Wayde van Niekerk, sceso da Gemona a Maiano prima del rientro in patria, che ha portato il suo saluto ai giovani atleti ammaliati dalla sua presenza. Ha ricevuto dal comitato organizzatore una targa a ricordo dello storico momento, poi dopo le foto di rito è ripartito per il Sudafrica. Sentiamo il campione al microfono di Adriano Di Giusto. Welcome to. It's a very good. It's a very honor to have you here in Maiano for this 27 international meeting of light athletic for under 15 and under 13 years. Your stay here in Friuli. Yes. How it's for you being here in Friuli? Naturalmente ho dato il benvenuto per essere qui presente al 27esimo trofeo Città di Maiano. Come essere qui in Friuli per te? No, I mean it's a massive blessing for myself and an honor for me to spend almost most of my season over here in Friuli and being able to prepare myself for the competitions that I have to work towards, and I think this is the perfect place for myself. Bene, logicamente lui è molto onorato di essere qui in Friuli, di passare la maggior parte della sua preparazione qua, ed è il posto migliore per potersi allenare, perché è un posto veramente tranquillo e molto bello. The end of the season, what are the programs for you at end of the season? Quali sono i programmi per il tuo fine stagione? Yeah, due to my injury I didn't have much of a season, so I'm really just preparing myself for 2019. Ok, quindi a causa del suo infortunio sta solamente recuperando e sta cercando di prepararsi per il prossimo anno, insomma. Ok, thank you very much. Il Friuli Venezia Giulia si è presentato con una squadra regionale e quattro provinciali e si è aggiudicato la vittoria con 39,5 punti di vantaggio su Treviso e 45 punti e mezzo sulle Marche. I cadetti hanno centrato due vittorie con Alberto Nonino nell'alto, che ha superato il 1,83 m, e Roy Locatelli nel disco con 34,83 m. Bene negli 80 Mattia Favaretto, terzo con 9,58 secondi. Mattia Puknik, 9,66 secondi, è il primatista regionale dei 300 ostacoli. Marco Gergolet, 9,69 secondi. Miglioramenti nei 100 ostacoli per Simone Coren, 14,84 m, e secondo posto nel peso per il martellista Alessandro Feruglio con 14,15 m. La staffetta ha pasticciato al secondo cambio, arrivando comunque terza. Tre ori per le cadette, Caterina Camossi negli 80, 10,48 secondi, per poi rendersi protagonista di una grande rimonta in ultima frazione della 4%. Volcic, Missori, Turello, Camossi e portarla alla vittoria in 50,27 secondi, e soprattutto Elisa Gortan sui 1000 metri, che con 3,03,82 secondi si impone su Serena Rodolico, schierata nella squadra di Udine e accreditata di 3,04,42 secondi. Leadership stagionale per Giulia Fanzella negli 80 ostacoli con 12,18 secondi, e per Melissa Zanini nel giavellotto con 37,22 m, entrambe quarte. Nel lungo la Missori è di bronzo con 5,04 m. Il migliore dei ragazzi è Alessandro Sturman, secondo nel peso con 13,39 m, mentre si migliora sui 600 Riccardo Zanon in 1,42,45 m. Ragazze un po' sottotono, Beatrice Vattolo sui 600 è costretta a una gara in rimonta e questo le pregiudica il risultato. Giunge terza in 1,46,91, bene la staffetta, seconda in 54,97 con Bertoncin, Giordano, Imbrea e Beltramini. La parola del presidente Stefano Roia. Aspettati, come siamo? Oltre che la fatica naturalmente che ti sta pesando. Sì, siamo bene direi, stiamo rispettando i tempi legati
gare e siamo in linea, nonostante anche l'intervento, e soprattutto grazie anche all'intervento che abbiamo avuto, la presenza di Van Niekerk tra le 13.30 e le 14, che ci ha gratificati appunto della sua presenza, abbiamo dedicato uno spazio a lui. Siamo quindi perfettamente allineati, ci sono dei buoni risultati anche oggi, siamo baciati veramente da una splendida giornata e mi pare che le gare stanno andando bene anche per la nostra rappresentativa regionale, perché al momento è in testa, mi pare che è in testa con una buona solidità, con molti punti di vantaggio, e credo che forse oggi potremo avere finalmente la vittoria della rappresentativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Tu giustamente parli degli altri e quindi io parlerei della vittoria della Libertas Maiano, perché questa era una scommessa che avete vinto, siete qua in forze, ma soprattutto c'era un impianto, ma prima ce ne abbiamo parlato con la vice sindaco, che comunque è stato consegnato nei tempi. La Libertas Maiano in forze è sempre in primo piano. Sì, certamente. Devo dire la verità, c'è stato un grandissimo lavoro svolto in generale dal volontariato, ma soprattutto dalla dirigenza e dai volontari della Libertas Maiano. Sinceramente ad inizio di questa settimana non immaginavamo, avevamo grandissime perplessità di riuscire a varare la manifestazione qui in questo impianto, ed è stato grazie sicuramente, noi dobbiamo ringraziare la Regione perché ha finanziato veramente la pista, il progetto, per il sostegno che ci dà, il Comune di Maiano, l'amministrazione sicuramente anche l'azienda che ha fatto i lavori, ma certamente questo è stato reso possibile grazie veramente al nostro volontariato, perché gli ultimi giorni c'è stato un lavoro veramente di gruppo straordinario per poter garantire lo svolgimento di questa manifestazione. E tant'è vero che, per dire, solamente ieri pomeriggio sono state tracciate le linee sul rettifilo, no, di arrivo, le linee orizzontali, e quindi questo fa capire come siamo arrivati veramente all'ultimo minuto, ma ci abbiamo creduto fino in fondo, e devo dire grazie veramente a tutti quanti, il nostro staff. Il meeting era stato inaugurato alla presenza del sindaco di Maiano, Raffaella Paladin, dell'assessore regionale Zilli, del presidente della FIDAL regionale Pettarin e del presidente del centro regionale Libertas Bernardino Ceccarelli, con il gruppo bandistico Monte di Buia a rendere musicalmente solenne la cerimonia. Nell'ambito del Memorial Antonio Comelli è stata riproposta una prova sui 50 metri special Olympics e ha assegnato un riconoscimento alla saltatrice con l'asta Rebecca De Martin e al giavellottista Michele Lefina, premio consegnato dal presidente della Fondazione Friuli, dottor Giuseppe Morandini. Sentiamo la vice sindaco di Maiano, Elisa De Sabata. Un meeting che sta andando alla grande. Sì, effettivamente siamo stati fortunati perché abbiamo una bellissima pista nuova, abbiamo una bellissima giornata di sole che non guasta, visto le previsioni che c'erano fino a ieri. Abbiamo tante rappresentative anche straniere, per cui insomma più di così. Allora, tutto bene oggi, ma la settimana è stata tribolata perché la pista non sembrava ancora in grado di essere usata. Sì, è stata una settimana un po' difficile, non sapevamo fino a metà settimana se la ditta sarebbe riuscita a finire i lavori, ma insomma gli siamo stati dietro e alla fine tutto è bene quel che finisce bene. La pista è quasi completata, insomma, e quindi Siamo a posto. Avete fatto un grosso lavoro, si è letto anche sui giornali in questi giorni, soprattutto di sensibilizzazione, perché questa era la data cruciale per quanto riguarda l'impianto, soprattutto per quanto riguarda questa manifestazione che a livello internazionale è una delle migliori. Sì, infatti l'importante, visto che già l'anno scorso siamo stati ospiti di Gemona, l'obiettivo era quello di riuscire a fare quest'anno il meeting a Maiano. Come dicevamo prima, è stato piuttosto, siamo stati pressanti, però l'obiettivo è stato raggiunto, e quindi insomma parte un doveroso ringraziamento ai volontari della Libertas che si sono dati da fare, comunque alla direzione dei lavori che è stata comunque presente e pressante altrettanto. Alla fine la ditta è riuscita a consegnare i lavori ieri, e quindi tutto è bene quello che finisce bene. Vice sindaco, fa atletica lei? Io avevo fatto, adesso non ho neanche quasi il tempo per farmi una doccia, però diciamo da giovane avevo corso, ma facevo velocità, quindi... Quindi apprezza le gare che sta vedendo oggi. Sì, no, quello sicuramente, comunque è sempre un bello spettacolo. Grazie vice sindaco, buon proseguimento, molte premiazioni l'attendono. Infatti, è una giornata ancora lunga.
Dai campionati italiani assoluti allo Stadio Adriatico di Pescara non si può dire che abbiamo fatto faville, ma qualcosa di buono è comunque saltato fuori. Giada Andreutti è l'unica che sia andata a medaglia con un terzo posto nel disco, 55,24 m. La friulana è regolare su queste misure e i 58 metri sono ormai alla sua portata. Ottima la staffetta 4% della Trieste Atletica, Banello, Sancin, Brunetti e Bruni, che con due allievi in formazione è scesa a 41 secondi e 99. E settimo posto nell'asta per Max Mandusi, 5,10 m. Si difende bene il Malignani Libertas con le martelliste Sara Coppetti, 55,30 m, e Isabella Martinis, 52,39 m in qualificazione. Gli ostacolisti Riccardo Del Torre, 14,70 secondi sui 110 ostacoli, e Cristiano Giovanatto, 53,65 secondi sui 400. E soprattutto l'ottocentista Agostino Nicosia, 1:50,96 e il mezzofondista Matteo Spanu, 3:48,02 sui 1500. Grande risultato nel giavellotto del terzetto di allieve di Bruniera. Milena Busi quinta con 49,25 m, Federica Botter sesta con 48,21 m e Asia Nicodemo ottava con il personale a 44,97 m. La Busi addirittura al primo anno di categoria. È iniziato a Lignano il conto alla rovescia per la terza edizione della Mezza Maratona di Lignano, in programma sabato 15 settembre, al Cursal Club, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Lignano Luca Fanotto, dell'assessore Alessandro Marosa, dei consiglieri regionali Maddalena Spagnolo e Franco Mattiussi, del fiduciario Coni Ermanno Scarazzolo e del presidente della Picilia Salvatore Vazzana, c'è stata la presentazione ufficiale dell'evento. Al microfono di Vazzana e con le immagini di Umberto Brini sentiamo quello che hanno detto. In compagnia del consigliere regionale Franco Mattiussi si è fatto molto piacere la presenza, anche la rappresentanza dell'amministrazione regionale. Ecco, due paroline sulla nostra manifestazione. Innanzitutto un dovere per la Regione essere presente ad una manifestazione, alla conferenza stampa di questa presentazione dell'importante evento che voi state realizzando per il 14 e 15 di settembre. È una grande occasione, come ho detto prima, per offrire al territorio un momento di destagionalizzazione, offrendo appunto ai turisti un'opportunità di visitare, anche facendo sport, un territorio bellissimo come quello di Lignano. Quindi non solo la spiaggia. Dottoressa Spagnolo, che è rappresentante del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia. Dottoressa, questa manifestazione, le sensazioni che si prova una settimana dall'inizio? Sicuramente la comunicazione di una grandissima energia, che è quello che dovrà spingere tutti gli atleti che la eseguiranno. Un'energia, un'aspettativa, tanti campioni abbiamo sentito di livello mondiale. Un programma che è molto impegnativo. Mi devo complimentare col Comune e con gli organizzatori per queste manifestazioni, in particolare il primo giorno che riguarda l'atletica con i ragazzini. L'iniziativa di portare l'atletica ai ragazzini di scuola io la vedo proprio in maniera molto molto positiva. Sono sport, Alessandro Marosa. Lignano non si ferma, qui sei tu il protagonista, il format che l'amministrazione comunale tende a sostenere in questi ultimi anni per favorire naturalmente il turismo nel periodo di spalla di stagione, ma allo stesso tempo strizziamo un occhio a quelli che sono i potenziali ospiti di Lignano Sabbia d'Oro e anche alla nostra comunità. Dobbiamo ringraziare l'associazione Apicilia perché riesce veramente a favorire tutte quelle che sono le attività legate all'atletica leggera con diverse manifestazioni durante tutto l'arco dell'anno. Signor Sindaco, noi siamo presenti. Siete presenti e siete un elemento molto importante per la nostra città, perché tanti anni che vi dedicate all'organizzazione di manifestazioni veramente molto importanti che hanno una grandissima ricaduta sul nostro territorio, che permettono di promuoverlo verso l'esterno ma anche di riempire le strutture ricettive all'interno in un periodo di bassa stagione.
e si disputerà venerdì 14 settembre a Meretolitompa il quarto meeting ricordando Paola Furlano, organizzato dalla locale Libertas in memoria del valente tecnico di atletica leggera che proprio a Mereto aveva iniziato la sua carriera. Il meeting propone la staffetta 4x50 e la 4x200 metri per esordienti, mentre il clou della manifestazione saranno le gare sugli ostacoli, specialità nella quale la Furlano si era distinta da atleta e nella quale si era poi specializzata come allenatore. Ad arricchire il meeting seguiranno poi le gare, sempre riservate al settore assoluto, dei 1000 metri e dei 500 metri. L'appuntamento per gli atleti e per i tecnici è fissato al polisportivo comunale di Meretolitompa per le ore 17:30. E questa era l'ultima notizia dell'odierna puntata. Grazie per la fedele e cortese attenzione, buone corse, buona atletica e buon proseguimento di serata.